13 ragazze portano fortuna all'Istituto Comprensivo Casalini di San Marzano, o meglio, pare sia il numero 13 a portare fortuna alla squadra di pallavolo femminile del Casalini. Sono infatti 13 le ragazze componenti la squadra che disputa i campionati studenteschi dei giochi della gioventù del corrente anno scolastico, selezionate tra le 19 classi dell'istituto. Poiché ad ogni partita una ragazza risulta assente, la squadra appare sempre perfettamente composta, non scendendo mai al di sotto di 12. Non solo, le ragazze che si sono allenate nella palestra della scuola guidate dalle professoresse Monia De Padova, Francesca Lenti e Simona Verrenti hanno vinto le partite disputate, raggiungendo la qualificazione alle fasi interprovinciali. Così il 23 aprile disputeranno presso il palazzetto dello sport di Sava una partita contro le squadre che rappresentano le province di Lecce e Brindisi. Tale partita potrebbe portare le ragazze a partecipare alla fase regionale che si terrà il 6 maggio per accedere alla successiva fase nazionale. E ciò che auguriamo a queste stupende ragazze, piene di coraggio e di grinta, e alle loro allenatrici, sperando che ancora il 13 porti loro tanta fortuna. E siamo qui per potervi intervistare. Che cosa state facendo? Ci stiamo allenando per i giochi sportivi studenteschi, per le regionali. E quando le farete? Si terranno il 23 aprile a Sava. Che emozioni provate quando l'arbitro del fischio d'inizio? Inizialmente siamo pieni di tensione, ma poi riusciamo a dare il meglio di noi. Per voi cos'è la pallavolo? Per noi la pallavolo non è un semplice sport, ma è un pezzo molto importante del puzzle della nostra vita. Quando avete iniziato a giocare? Alcune hanno iniziato a giocare 4 anni fa, mentre altre 6. Cosa provate quando siete in campo? All'inizio tensione a 1000, però poi siamo determinate e pronte a vincere con i nostri avversari. Quando qualcuno sbaglia, lo incoraggiate? Sì, perché per noi vale il detto tutti per uno, uno per tutti. Pensate che le vostre avversarie siano state abbastanza competitive? Beh, alcune sì, ma altre erano più tranquille e nel loro volto c'era lo sguardo di chi era destinato a perdere. Avete intenzione di continuare questo percorso in futuro? Sì, perché per noi la pallavolo è molto importante. Ragazze, pensate che la vostra grinta e il vostro coraggio vi abbia portato fino a questo punto? Sì, certamente. Sì, certamente, perché solo tutti insieme si può andare lontano. Ragazze, ultima cosa, qual è il vostro motto? Tutti per una, uno per tutti.